La bella tradizione dell'Associazione Italiana degli Amici del Presepio di Maratea continua anche nelle feste natalizie 2019-2020, con l'allestimento di veri e propri capolavori presepiali nella Chiesa dell'Immacolata nel centro storico. Mentre guardiamo le nostre immagini, ascoltiamo l'intervista al professor Francesco Brando, vicepresidente dell'Associazione Marateota. Era il 1995 quando a Maratea è stata creata la sezione dell'Associazione Italiana Amici del Presepio. Nel passare degli anni siamo arrivati a quota 49 mostre, 25 estive e 24, quella di quest'anno, invernali, nel periodo natalizio. Siamo riusciti a creare poco alla volta una storia, se permettete, anche nell'arte presepiale della Basilicata, perché nel nostro territorio, nella nostra Lucania, abbiamo soltanto due sedi dell'Associazione Nazionale Amici del Presepio, e tra le nostre varie attività abbiamo proprio quella di diffondere l'arte presepiale. Certo. Siamo partiti con concorsi a livello nazionale e possiamo dire con un certo orgoglio di essere stati i primi a creare dei concorsi che non riguardavano solo esclusivamente il presepio della città, ma il presepio delle varie comunità. Abbiamo bandito concorsi che hanno visto la partecipazione dei comuni dell'Alto Cosentino e del Basso Cilento. Abbiamo bandito dei concorsi che riguardavano il mondo della scuola. Poco alla volta abbiamo creato una vera e propria storia del presepe lucano. Possiamo dire, sempre con un certo orgoglio, che forse quando si parla di presepe lucano è il presepe che viene fatto a Maratea. E sul nostro esempio sono tante le sedi che poco alla volta si sono adeguate e associate con noi. Professore, dicevamo un'associazione, quindi chiamiamola a questo punto storica, no? Senza pensare di sbagliare. Quanti associati avete? Siamo in 18 soci, ma siamo molto ma molto di più, perché molti sono quelli che collaborano con noi a vario titolo. Pur non essendo associati alla sede nazionale, contribuiscono con la loro opera a rendere i nostri presepi sempre più belli e sempre più gradevoli. Io nelle mie interviste fatte al presidente, il Nazareno Prestanicola, ho sempre esortato, ecco, ad una mostra permanente di questi quadri nella nostra città. Arriveremo un giorno a vedere questo. Lei ha toccato un tasto abbastanza doloroso. Purtroppo a Maratea non abbiamo un luogo dove poter esporre 365 su 365 i nostri presepi. Abbiamo la chiesa di Sant'Antonio e Cappuccini che ospita una mostra, ma è una mostra che purtroppo è limitata sia nello spazio sia nei pezzi. Pensi soltanto che noi abbiamo un presepe, le cito uno dei due grandi presepi che abbiamo costruito, il presepe che è stato in mostra nella chiesa di Cristo Salvatore a Mosca per un anno, e l'anno successivo è stato esposto al Palazzo d'Inverno dell'Ermitage di San Pietroburgo. Ma parliamo di pezzi che sono 4 metri per 3. E difficilmente è possibile tenere esposto un presepe del genere nelle nostre cose, nelle nostre chiese. Chiarissimo. E allora, diciamo, l'appello per il nuovo anno, magari alla nuova amministrazione comunale di Maratea, che possa trovare presto, ecco, un posto dove poter, ecco, esporre tutto l'anno questi veri e propri capolavori. Lei ha toccato un punto dolente, però non voglio giustificare assolutamente né le amministrazioni che hanno preceduto questa né questa, ma Maratea è carente proprio di spazi espositivi. Quindi, anche se noi dobbiamo sempre ringraziare questa amministrazione e quelle precedenti per il contributo, non tanto in denaro, ma con il contributo in aiuti vari, certo, che ci vengono offerti.
Professore, grazie di cuore, un saluto a tutti gli amici di questa bellissima associazione e naturalmente buon anno. La ringrazio non solo per quello che oggi ha fatto per noi, ma la ringrazio anche per tutto il lavoro che fa nella diffusione delle nostre opere. E colgo l'occasione per augurare a tutti i telespettatori un felicissimo 2020.